signore e signori, buonasera, vi parlo in collegamento diretto con lo stadio dell'Old Trafford di Manchester. Questa semifinale iniziata già da 3 minuti, attesissima di Coppa delle Coppe, propone una sfida classica del football europeo fra il calcio inglese, rappresentato dal Manchester United, e quello italiano rappresentato dalla Juventus, che vediamo ora in difesa con la Scirea che lascia la palla al portiere Tacconi. Allora ci sono il numero 2 Tasbury e il numero 11 che è Gidman. Davanti a loro c'è Bonini, scatta in avanti Tasbury mentre batte Gidman, parabola verso Tacconi che blocca sicuro e si accinge a rinviare. Ecco il calcio d'angolo di Boniek, la respinta di Moran e il primo pallone toccato da Davis che sta per provocare un altro corner. Pallone a Stapleton che è affidato alla marcatura di Cabrini. Ancora gli inglesi in attacco, tiro da lontano, fermato al limite del rigore da Brio, poi c'è la spinta di Scirea e lo scatto di Boniek. Va avanti in progressione Boniek, va avanti a Moran, attenzione Rossi, tiro di Rossi e rete! La Juventus è in vantaggio, azione di contropiede, filtrante irresistibile di Boniek, ha raccolto Paolo Rossi. Manchester United 0 e c'è desolazione sugli spalti, Juventus 1, tipica irresistibile azione di contropiede che rivediamo. E il quarto d'ora, Boniek molto bravo, ha visto sopraggiungere Rossi, si è evitato Moran, ha saettato a rete ma c'è la deviazione di Moran, quindi autorete di Moran, autorete di Moran, netta deviazione sul tiro di Rossi. Autorete di Moran, il rallentatore è un giudice implacabile. Ecco che intanto rivediamo ancora una volta, c'è stata una deviazione netta, nettissima, 1-0 per la Juventus, è il quarto d'ora del primo tempo. L'intervento di Scirea, la palla a Moses, sul quale interviene Platini, commette fallo, si scusa con l'arbitro e anche con l'avversario. Il Manchester United per questo fallo di Platini su Moses conquista un calcio di punizione, battuto, calcio in avanti, Rio, Platini e palla che filtra ad opera di Wildside al lato della porta di Tacconi. Episodio che si è verificato alla 20° minuto e mezzo prima di questo primo tempo. È stato un intervento di Gentile su Stapleton che l'arbitro comunque non ha ritenuto di punire, ma intanto una staffinata con la testa di Boniek ha impegnato il portiere Bailey. La regia ci ripresenta la precedente azione, vediamo, beh, forse gli estremi del calcio di rigore non c'erano, è più Stapleton che ha dato addosso a Gentile. Comunque Gentile, Stapleton è stato uncinato. Ecco ancora Stapleton, inglesi vicinissimi al gol, con questa conclusione sull'appoggio di Stapleton che è stata del numero 7 Graham, che Tasbury batte porgendo a Moran. Moran verso Hodd che è il numero 6, quindi la palla perviene a sinistra al numero 3 che è Alviston. Lungo cross, è un po' monocorde il gioco dei difesi, che per ora vanno vicinissimo al gol con Wildside e quindi dopo la respinta di Tacconi riescono a realizzare il gol del pareggio. Primo tiro di Wildside dai 16, Cicara ha raccolto la palla, sì, e lui quella scagliata alle spalle di Tacconi. 1-1 al 35esimo, la rete del numero 14 Tori dopo l'uscita a Balanda della partita Tacconi su Wildside. Dicevamo degli schemi un po' monocordi degli inglesi, ma la loro violenza, violenza in attacco nelle miste e pare che talvolta ne può scaturire il gol, ed è questo il caso di Davis che pareggia per il Manchester United. Il pubblico canta, si infiamma, 1-1 il punteggio e sull'onda, sullo slancio del pareggio, gli inglesi ancora in avanti con Graham, Alviston, Graham ancora, tentativo di passare, è stato fermato da Scirea, Graham da arretrare, avanza il mobilissimo Graham, parte il cross, Stapleton di testa, tiro parato di Tacconi sul tiro molto pericoloso di McGrath, perché il pallone è la prima volta che lo vediamo lanciarsi verso la porta avversaria, avanza Platini, tiro di Platini, deviazione, era un tiro abbastanza forte, la palla è giunta smorzata, si è pure procurato dalla deviazione un difensore, ma concepito con una bella azione, e il pareggio di Davis
giocatore che era inflato a rimpiazzare Kilman, pericolosissimo questo cross che viene poi rinviato dal Gentile, la palla ancora a Davis, il lancio in avanti, e lui è servito a Dasbury, appoggio un po' lungo, deviazione, comunque palla che danza in un rigore, la alta scelta, poi brio di testa, e tutto un batti e ribatti aereo, misto, e tocca l'indietro piuttosto avventuroso di citare Cabrini all'indirizzo del portiere Tacconi. Palla realizzata al quarto gol della Juventus, con il tiro di Rossi legato da Moren, con Davis al 35esimo minuto, giocatore che al decimo del primo tempo era subentrato, giocatore di 21 anni, all'infortunato Gidman. Albiston, servita in avanti a Graham, che è il numero 7, lo scozzese continua, cross, deviazione di Scirea e blocca Tacconi, il pallone sulla linea, poi viene urtato, va al di là della linea stessa, quando però aveva già il pallone fra le mani, l'arbitro accorge il calcio di punizione alla Juventus, il pubblico aveva gridato al gol perché in effetti, rivediamo, la deviazione di Scirea, Tacconi che blocca e poi in effetti un inglese lo spinge al di là della linea. Quindi vi è calcio di punizione, ma un episodio comunque, siamo al secondo corner in favore della Juventus, però finora ne ha battuti il Manchester United. E viene colpito da un oggetto partito dalle gradinate, Boniek. Gli è stato tirato un sasso o qualcosa e questo è un episodio molto disdicevole. Peccato che Zasti, una partita finora giocata in modo maschio ma corretto, un sasso, una bottiglia, difficile stabilirlo, è andata a colpire la testa di Boniek, anzi non la testa, è stato colpito al corpo, rivediamo meglio, da questo rallentatore, qualcuno ha lanciato, accorre la polizia, sono episodi che preferiremmo non vedere questi, ma purtroppo la tensione, l'accensione degli animi, talvolta era attifato con molta intensità, ma volevo dire anche con correttezza, questo episodio non ci voleva, batte Boniek all'indietro, interviene Cabrini, gran tiro, deviazione, Rossi mischia, pericolo stavolta per la porta del Manchester United, provocato dal tiraccio, dal tiro violento di Cabrini, poi la deviazione, qualità lunghissima, il rinvio di Cabrini che imbecca Rossi, errore, ecco Rossi al centro, tiro di Rossi, c'era Boniek, libero che chiamava la palla, ha dovuto parare bene e questa è un'occasione comunque notevole. Inglese in attacco e Davis sul pallone, grossa ribattuto da Bonini, poi Moses, deviazione di Medrata, molto bella e palla alta sulla trasversale. Gentile che lancia in avanti, Platini. Platini tocca in avanti, Rossi fermato all'ultimo momento. Targa a destra a Dasbury, 21esimo minuto, sempre 1-1, regola del vantaggio, Moses, Stapleton, Moses, perde la palla, Boniek, e tiro fuori sul centro di Moses, anche sulla sinistra, ecco il lancio che termina Stapleton, apertura intelligente per la corrente Davis, cross di Davis, deviazione di McGrath, parapiglia in rigore, traversa, traversa colpita in pieno da Stapleton, occasione colossale al Manchester United, al 24esimo minuto, vedete l'uscita di Tacconi, il parapiglia e Stapleton che spedisce la palla sulla trasversale. Poi la sfera è finita in calcio d'angolo, il pubblico sta impazzendo d'entusiasmo, mettendo dai suoi gol, parte il calcio d'angolo e gli è stata un'altra direzione di McGrath, bravissima, eccolo inquadrato, riceve la palla Albiston, il cross di Albiston, pallone che perviene a Graham, cucinata di Graham sulla quale risponde benissimo il portiere Tacconi, a me perché vedremo sembra Graham intenzionato al tiro, ma lascia l'incarico a Stapleton, grappolo di giocatori, palla in aria, ha liberato qualcuno in mischia, poi il tiro di Davis, la palla che si intenna e Tacconi è molto bravo nel respingere, ma anche questo è un grosso rischio che la Juventus corre proprio in chiusura. Poi la direzione in calcio d'angolo di Cabrini su Moses, arrembaggio del Manchester United,
alla porta di Tacconi, che rivediamo impegnata nella precedente parata. No, ma il replay non si conclude. Altro cross, è grata, rimpalli, ha rinviato Tardelli. Assedio letterale dei britannici alla porta bianconera, tiro di Alviston, ma tira malamente su di lui Prandelli, non riesce ad intervenire, quindi Davis deve scagliare all'indietro al portiere Bailey. Siamo entrati nel 92esimo minuto, ecco il lungo lancio ed è in questo momento il segnale di chiusura all'Old Trafford di Manchester, di cui abbiamo parlato gentilmente nel stesso giorno in collegamento diretto. Manchester United e Juventus si lasciano e si danno appuntamento tra 15 giorni per il ritorno al Comunale di Torino sul punteggio di 1-1. Il Manchester, che era privo di Wilkins, di Müller e di Robson, ha pareggiato al 35esimo la rete che Rossi, con deviazione di Moran, aveva realizzato al quarto d'ora. Nel secondo tempo più vicino alla vittoria degli inglesi, ma operazione certamente positiva per la Juventus, quella di chiudere in parità in perfetta. Il pubblico ha sentito rumoreggia e questo è il calcio. Le squadre in trasferta in torneo europeo giocano prima di tutto per non perdere. Pareggio dunque tra Manchester United e Juventus all'Old Trafford. A tutti grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di serata.